Suggestivo, intenso, significativo, lo spettacolo rappresentato da 50 figuranti presso l'anfiteatro di Piazza San Giovanni a Sapri. Una via crucis attuale che ha unito alle preghiere la riflessione sui drammi presenti, alla drammatizzazione, gli interrogativi e gli appelli rivolti dalla voce narrante. Un percorso dunque vivo e vero, quello organizzato sotto la direzione del dottor Giuseppe Moscatello, che ha teso a rendere la Pasqua un momento da condividere, non come una storia accaduta millenni fa e a noi tutto sommato estranea, ma come una vicenda reale, dove tutti, dagli attori agli spettatori, dai presenti agli assenti, sono stati chiamati in causa. Un filo rosso e sottile ha unito idealmente e legato in un'unica commovente sensazione protagonisti astanti, e il ricordo della passione di Cristo si è intrecciato con le piccole e innumerevoli sofferenze di tutti, con le tante responsabilità, con i fatti anche drammatici accaduti alla comunità locale. La caduta di Cristo sotto il peso della croce e gli incontri con i vari protagonisti di questa storia durante il cammino al Calvario sono stati un'occasione per proporre vari spunti, per vedere con i propri occhi ciò che accadde in quei giorni che hanno segnato un intero popolo. Poi la crocifissione e morte di Cristo, come sempre, ha suscitato un brivido, con l'innocenza elevata a esempio, con il perdono come significato ultimo del percorso rievocato anche a Sapri. Particolarmente intenso è stato poi il momento del ricongiungimento tra la Madonna e suo figlio ormai morto. Questa stazione ha avuto quest'anno un significato nuovo per il popolo saprese. La figura della Pietà non ha potuto non ricordare, con le sollecitazioni offerte dal narratore, le sofferenze di tante donne di oggi per i propri figli perduti e il sacrificio estremo delle madri uccise, un fenomeno sempre più diffuso purtroppo. E la riflessione, seppur velatamente, è stata anche un memento per la comunità saprese, per quella madre, Pierangela, una donna come tante, uccisa proprio qui. Un'occasione per stringersi tutti assieme nello sgomento e nel dolore, per ritrovare poi la via giusta da percorrere.